Ci troviamo nell'azienda agricola Apuliense, che è sulla strada che da Castellana va ad Alberobello, a circa 3,5 km dal paese di Castellana. L'azienda agricola ha un'estensione di circa 28 ettari e faceva parte di una antica grande masseria, la Masseriola, ed era probabilmente l'appezzamento destinato alla transumanza. Tenuto conto del gran numero di torrette e trulli che sono insediati in questo territorio e delle numerose cisterne, circa 13, oltre ad un pozzo, probabilmente una polla sorgiva, che dà il nome proprio alla proprietà, Pozzo La Chianca. L'azienda agricola che attualmente è proprietà della famiglia Colucci dell'Erba, era nella famiglia dell'Erba fin dal 1700 ed è arrivata in eredità e successivamente frazionata fra vari eredi della famiglia dell'Erba. Le socie di questa azienda sono le tre sorelle Colucci, Antonella, Tea e Candida, e la loro mamma, Laura dell'Erba. Si tratta di un'azienda dove esistono una serie di colture specializzate: oliveto, vigna, ciliegie, amarene, percoche, albicocche, prugne, pesche, fioroni, cercando di scegliere fra le varie varietà quelle che più appartengono al territorio. Per esempio, in questo momento ci troviamo in un appezzamento dove si coltivano in maniera specializzata le amarene, che nel territorio di Castellana sono praticamente scomparse, sono diventate abbastanza rare. Per quanto riguarda per esempio la qualità dei fioroni scelti, è una qualità tipica pugliese, fioroni rossi di Terlizzi, i quali sono stati ottenuti dall'incrocio tra una qualità molto delicata spagnola, la Suarez, e un selvatico tipico di Terlizzi, da quello che all'epoca, nel 1700, nella seconda metà del 700, era sindaco di Terlizzi, che si chiamava Domenico Tauro. Pertanto questi fichi si chiamano Taurmeng, dal nome di chi li ha ottenuti per primo. Da questi prodotti vengono poi ottenuti in lavorazione olio, vino, marmellate, creme di frutta e anche di alcune verdure che vengono coltivate. In effetti mi sono dimenticata di dire che un occhio particolare viene riservato alla cultura delle erbe aromatiche: origano, salvia, alloro, basilico, timo, maggiorana, erba cipollina, lavanda, dragoncello. Abbiamo anche portato lo zafferano. Ecco, queste sono le culture che abbiamo in questa azienda. All'interno dell'appezzamento sono state rinvenute, come già detto, numerose torrette che probabilmente servivano per il ricovero notturno e per poter anche riutilizzare il latte che veniva dagli armenti. Esistevano anche dei forni a legna per la preparazione del pane. Una parte di queste torrette è stata recentemente ristrutturata e resa agibile. Nel loro insieme esse costituiscono quelle che abbiamo chiamato terre di Cantea. Il nome, che è vagamente medievale, in realtà deriva dalla fusione delle prime lettere dei nomi delle tre sorelle Colucci, Candida, Antonella e Tea. Qui ci troviamo appunto davanti alla casa denominata Casa Antonella.
La casa, come potete vedere, si compone di una sala da pranzo di un tinello piuttosto ampio, con uno spazioso angolo di cottura dove trova posto tutto quello che può servire per cucinare dei pasti. Nel tinello vi è un divano letto per due persone e dal tinello si accede da un lato ad un bagno fornito di doccia e di tutto quello che può servire per renderlo confortevole, e ad una camera da letto piuttosto ampia. Di fronte a casa Antonella è localizzata la casetta più piccola del complesso, denominata Casina delle Rose, per un filare di rose presente nelle sue vicinanze. È costituita da un unico ambiente, abbastanza ben organizzato, che dispone di un angolo per poter preparare la colazione, di un tavolo con un paio di sedie, un divano letto che può accogliere una o due persone, uno scrittoio, l'armadio a muro, uno spazio tecnico per contenere eventuali valigie ed un bagno fornito di ogni comfort completo di doccia. La casa dei fichi, come potete vedere, non ha le pietre a vista, ma proprio per ricordare la tradizione della campagna pugliese è stata intonacata nel colore rosso pompeiano. Erano due i colori che fondamentalmente venivano usati per l'intonaco: il bianco della calce e il rosso pompeiano. La casa, che è un po' sopraelevata rispetto al terreno circostante, si compone di un ingresso tinello con l'angolo per la preparazione della colazione e di un'ampia camera da letto che dispone di un letto matrimoniale e di un lettino per cui può accogliere tre persone. Il bagno, fornito anch'esso di ogni comfort, dispone di una doccia con idromassaggio e cromoterapia. Un terrazzino che si trova davanti all'ingresso permette di spaziare sul panorama dei ciliegeti e in lontananza degli uliveti. Fronte alla casa rossa, che è denominata anche casa del fico d'India per la presenza di un grosso fico d'India nelle sue vicinanze, si trova la casa Ladislao. È stata denominata così dalle tre sorelle Colucci perché all'epoca si erano innamorate della storia del giovane re Ladislao d'Angiò Durazzo, re di Napoli, per cui casa Ladislao. È una casa abbastanza ampia, con un patio anteriore che la circonda per due lati, per la verità. È costituita da un ampio tinello con un ampio angolo cottura. Nel tinello trova posto un divano letto per due persone e da un'ampia camera da letto che ha l'armadio a muro come in tutte le stanze da letto delle case, e da cui si accede ad un bagno. Questa casa poi dispone di un secondo bagno che affaccia nel tinello a disposizione di chi eventualmente dovesse occupare il divano letto. Scendendo in giù lungo il viale della Quercia, lungo il quale sono disposte tutte le case, incontriamo sulla sinistra una casa che ha il tetto spiovente. E le case a tetto spiovente che si trovano nella campagna pugliese servivano all'epoca per ospitare sia esseri umani, ma generalmente avevano anche la stalla o il pagliaio e hanno quindi questa forma un po' particolare.
questa casa è stata ristrutturata per effettuare preparazioni di seconda lavorazione o brevi corsi di cucina, come si preparano delle marmellate con la frutta appena raccolta, come si preparano le orecchiette, come è possibile imparare alcune ricette tipiche della campagna pugliese, come fave cicorie, come pasta e ceci, come le fave a nasello. Quindi non è destinata alla adibita agli ospiti, ma è destinata a creare, la possibilità a chi ne abbia voglia di imparare alcune le cornie tipiche della cucina pugliese. Scendendo ulteriormente lungo il viale della Quercia, incontriamo sulla destra la casa più grande delle terre di Cantea, denominata Casa Rosada, perché quando è stata rinvenuta aveva i residui del colore rosso pompeiano che ne rivestivano le pareti. Non è stato ridato l'intonaco rosso pompeiano, come potete vedere ci sono pietre a vista. Dicevo, è la casa più grande, dispone di una terrazza anteriore coperta da cui si accede ad un ampio tinello, il quale comunica con un ben attrezzato angolo di cottura, e dal tinello si accede a due camere da letto, l'una matrimoniale col proprio bagno, l'altra con due lettini fornita di bagno. Non c'è cosa migliore. Ed infine, a distanza di circa 20-30 metri dalla Casa Rosada, c'è la Casa dei Fichi, così denominata per tre piante di antichi fichi che si trovano dinanzi. Anche qui abbiamo una terrazza anteriore da cui si accede al tinello, all'ingresso, dove è possibile preparare la colazione, e ad un'ampia camera da letto fornita di letto matrimoniale ed eventualmente di un terzo lettino. Anche qui il bagno è ben organizzato, con una doccia per l'idromassaggio e la cromoterapia. Dalla Casa dei Fichi si spazia sul sottostante Ciliegeto.